il progetto qua viene dalla, dall'ipotesi che ha formulato Gelli con la P2, con il famoso programma di rinascita democratica. E già questo Parlamento è un Parlamento illegittimo, perché alle scorse elezioni hanno aumentato il numero delle firme senza un decreto del governo Gentiloni, per chiaramente tagliare fuori tutti quei partiti che non hanno l'esenzione della raccolta firme. Se passa questa riforma, ovviamente ci sarà d'amblée l'aumento del numero delle firme e si possono presentare solo quelli esenti dalla raccolta firme, per cui la dittatura, parlamentari cooptati, comandati da chi? Dalle lobby, da Salvini, da Grillo, che è un miliardario, ha fatto il movimento a personam per i propri interessi, collegati appunto anche alle lobby massoniche, per cui parliamo di un progetto, cioè, che da 40 anni c'è, la massoneria anche europea, con tutti anche gli stati europei che hanno una rappresentanza ridicola, perché passano gli interessi delle lobby, perché passano passa il progetto dell'euro lapina, per cui bisogna dall'Italia far partire questo nuovo movimento, che appunto c'è questo progetto del quarto polo, che dopo la vittoria del no si costituisca veramente un movimento per i cittadini, e che ormai si è capito che i 5 Stelle sono dei buffoni, gente incapace, incompetente come Di Maio, cioè una barzelletta, cioè questo sa malapena dire come si chiama, cioè gente anche con l'ultimo fatto, per esempio, di quella che hanno preso i terroristi, che gli hanno dato un sacco di soldi, è venuto in Italia e non ha neanche condannato il terrorismo, cioè proprio gente incapace, cioè che sono tutti lacchè di Grillo, e che bisogna votare no per dare una prospettiva non solo all'Italia ma all'Europa. No è un punto di svolta per la democrazia, per la costruzione e per dare appunto la possibilità che c'è un nuovo movimento, quarto polo qui, lancio un appello, perché poi dopo il no bisogna costituire un nuovo movimento, quarto polo, che deve racchiudere tutti quelli che faranno sì che il no vinca e che venga sconfitto l'ennesimo tentativo reazionario delle lobby massone, la nuova P2, Salvini, Di Maio, Re, questi buffoni, questi incapaci, incompetenti.